Recitiamo la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ad ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ad ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli e sorelle, amici di Maria Vision, è davvero un dono immenso poter sostare davanti a Gesù Eucaristia. Per i santi era una via privilegiata per restare sempre uniti a Gesù. Chiediamo fin da subito allo Spirito Santo, per intercessione dei santi, sotto lo sguardo materno di Maria Santissima, il dono di un cuore aperto alla grazia di Dio, perché non sia il nostro ego il centro della nostra vita,
ma a Dio. Padre buono, nel nome del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, ti chiediamo, donaci il tuo Spirito, affinché possiamo vincere ogni tentazione del maligno, che ci spinge ad allontanarci da te e dalla tua Chiesa. Aiutaci a restare uniti a te, Santissima Trinità, e nel tuo amore trovare la forza e il coraggio per restare uniti tra noi, ma non come una semplice aggregazione, bensì come figli di Dio che ascoltano e osservano la parola del Padre, nel Figlio Gesù Cristo e nell'unità dello Spirito Santo.
Spirito Santo, tu che tutto conosci e tutto ami, vieni in mio aiuto, liberami dalle paure e resistenze nascoste, che chiudono il mio cuore alla grazia divina e mi rubano la gioia e la pace. Fammi tornare alla comunione con Dio Padre. Aiutami a dire con tutta la verità, Abba Padre. Restaura in me l'immagine dell'uomo vero, Gesù Cristo, mio Salvatore, Maestro e Amico. Sprigiona in me il dono dell'amore, che solo può guarire le ferite più profonde, rendendomi libero dai condizionamenti e capace di amare, di sognare e di lodare Dio. Amen. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Egli è qui nel tabernacolo, realmente presente, unico amico delle anime, delizia del paradiso. Sembra dormire come nella notte tempestosa sul mare di Genezaret, ma il suo cuore veglia e trepida per noi. È qui nell'ostia consacrata e prega come un giorno pregava sulla croce.
è qui nella prigione d'amore e ci invita. Venite tutti a me, credete a me, che sono via, verità e vita. È il Divin Maestro ed ancora parla ed insegna con gli esempi luminosi della vita eucaristica. Ascoltiamo una grande lezione, la lezione dell'obbedienza. Invochiamo intanto l'assistenza di Maria, Vergine fedele, dell'angelo custode, affinché da questo colloquio possiamo uscirne trasformati e sempre più conformi a Lui, nostro divino modello. Ripetiamo con cuore umiliato, cuore di Gesù, fatto obbediente fino alla morte, abbi pietà di me. L'Evangelista San Luca riassume bene i suoi primi 30 anni dicendo, ed era soggetto ad essi. Si può dire che tutta la sua vita fu un miracolo di ubbidienza e che ubbidiva a tutti. Era soggetto a Maria e a Giuseppe, l'unigenito del Padre. Fu intento per ben 30 anni al suo umile mestiere, sotto la direzione di Maria e di Giuseppe. La sapienza increata si è lasciata regolare nel lavoro, nel cibo, nel riposo, nel sollievo, in ogni sua occupazione giornaliera. Da due povere, per quanto sante creature, quanto amore in tale obbedienza. O Gesù, sono qui dinanzi al tuo trono eucaristico. L'altare mi ricorda il Calvario. Sul Calvario era innalzato in croce, come ora si è elevato sull'altare nell'ostensorio. Quanti nemici erano attorno a te? I sacerdoti ebrei, la plebaglia giudaica, i bestemmiatori, i crocifissori. Come essi dovettero amareggiare gli ultimi istanti della tua agonia. O Gesù, tu ti immolavi per la salvezza di ogni uomo e loro ti insultavano e ti odiavano. Anche ora, Gesù, molti tuoi nemici sono attorno alle tue chiese, ai tuoi altari, dove ancora ti moli per la salvezza delle anime. Come i giudei negavano la sua divinità, così c'è ora chi nega la tua reale presenza nella Santissima Eucaristia. C'è chi pecca servendosi dei tuoi stessi doni, c'è chi abusa dei sacramenti e si ripete così l'infamia dei tuoi crocifissori che continuano ancora ad insultarti. Sul Calvario sentisti il bisogno di essere consolato e la presenza della tua Madre Santissima, dell'Apostolo Giovanni, della Maddalena e delle pie donne mitigò il dolore che ti causavano, gli insulti, i tuoi occhi morenti. Cercarono gli occhi immacolati della Vergine Maria, gli occhi virginali dell'Apostolo prediletto, gli occhi penitenti della Maddalena, gli occhi affettuosi delle pie donne,
e quegli occhi ti fecero conoscere il loro cuore, che ti amavano come compensavano l'odio dei tuoi nemici. Anche io, a Gesù, ti amo tanto. Guardami dal tuo altare e leggi nei miei occhi il mio cuore, che è tutto per te. I miei occhi purtroppo non sono più puri a innocenti e innocenti, ma sono affettuosi come quelli delle pie donne e penitenti come quelli della Maddalena. È vero che sono una povera anima peccatrice, ma ora sono tanto pentita e ti amo tanto. Ti amo per tanti che non ti amano e ti odiano e ti insultano. Poveri illusi, non vogliono ubbidire alla tua legge, che è d'amore. Prega la loro volontà ribelle al tuo dolce gioco e fa provare anche a queste infelici creature la pace di chi ti ama. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo qui, Signore Gesù, e ti adoriamo anche per tutti quelli che sono allontanati da te, che non credono in te, che non credono nella tua presenza eucaristica, per tutti coloro che non ti adorano, che ti insultano. Chiediamo per loro una vera conversione, che loro possano sperimentare del tuo amore misericordioso, del tuo amore che cura e sana ogni ferita. Quanti insulti a Gesù tu hai ricevuto sulla quella croce e ricevi anche oggi. Per questo ti adoriamo e fa di noi veri adoratori, Signore. Che tu sia il centro della nostra famiglia, del nostro cuore. L'atto di riparazione per eccellenza è la celebrazione della Santa Messa. Dopo la Santa Messa, l'atto che ripara di più è la comunione riparatrice. Quando riceviamo il Signore, lo teniamo nel nostro cuore, con tutti i suoi meriti, i quali diventano in qualche modo nostri e possiamo disporne a piacimento. Le sue soddisfazioni, espiazioni, le sue penitenze non meritano solo uno sguardo da parte vostra, ma il loro valore infinito. Ora, in noi ci richiede di imitarlo nell'amore.
quante poche sono le anime che usufruiscono di questa offerta, quando lo ricevono nel loro cuore. Dopo la Santa Comunione i nostri atti sono umani e insieme divini, grazie all'unione intima che esiste tra noi e Gesù. Se piangiamo, il Signore piange con noi, e se preghiamo, prega con noi il Padre suo. Se domandiamo grazie, Lui chiede grazia per noi. Quanti mezzi per soddisfare la divina giustizia nella comunione riparatrice. Quanti mezzi in tanti cuori entra un giorno, in alcuni trova un cielo, in altri lo squallore della grotta di Betlemme. Desidera che ogni comunione sia molto fruttuosa. Di solito il frutto è proporzionato alla preparazione. Più che prossima, la preparazione sia remota, disponendo il cuore alla sua venuta con frequenti atti di amore, con ardenti desideri di riceverlo sacramentato, e con la pratica delle varie virtù. La preparazione prossima sia un grande raccoglimento dello spirito, tenendo lontani i pensieri inutili. In tale stato è facile compiere gli atti preparatori alla comunione, in cui il primo deve essere quello dell'umiltà. Umiliamoci e ripetiamo di cuore con il sacerdote, percuotendoci il petto: Signore, non sono degno che tu entri nella mia anima. Questi atti d'umiltà aprono la porta del nostro cuore affinché entri in noi per riposarsi, per dimenticare la freddezza di tanti suoi figli. Parliamogli con il linguaggio del cuore. Non occorrono molte parole per farci intendere dal Signore. Ripariamo gli oltraggi che compiono contro di Lui e sua Madre Maria. Non trattiamolo da ospite importuno, lasciandolo in un cantuccio del nostro cuore. Portiamo con noi lungo il giorno il frutto della Santa Comunione, in modo che si avvicina, si accorga che abbiamo ricevuto Gesù sacramentato e dimostriamolo con tenue mite ed umile. D'anime riconoscenti, possiamo ripetere più volte durante il giorno: Oh Gesù, ti ringrazio che oggi sei venuto nel mio povero cuore. Uno sguardo pietoso, oh Gesù, verso tutte le anime che hanno fiducia nelle mie preghiere, nella mia opera riparatrice. Uno sguardo pietoso anche per tutti coloro che mi hanno offeso e fatto del male. Benedice e salva tutti e benedice anche la mia anima tanto bisognosa. Ti supplico ancora, oh Gesù, di suscitare tante anime riparatrici, che siano tante quanti sono i peccatori che ti offendono e ti arrecchino continuamente consolazione e gloria. Suscitali tra le schiere di giovanette e giovanetti pii e devoti. Suscitali tra gli ordini ed istituti di persone a te consacrate.
fa che questi sappiano ben comprendere la necessità e la bellezza della riparazione al tuo cuore eucaristico. Infiammale del tuo amore, perché molte di esse ne diventino zelatrici, generose e tutte riparatrici assidue e volenterose. Suscita anime riparatrici tra i sacerdoti che ogni giorno consacrano e ricevono il tuo corpo e il tuo sangue. Fa che la loro vita sia un continuo profumo di santità e di riparazione. Suscita tale anime tra i poveri infermi e tribolati. Fa che sappiano sopportare con pazienza e rassegnazione i loro mali e le loro pene in spirito di espiazione e di riparazione al tuo cuore trafitto. Suscitali in tutte le condizioni sociali, siano molte e innumerevoli, formino una immensa associazione di cuori, sappiano con filiale pietà ascoltare i tuoi paterni lamenti, con viva fede adorarti e fervorosamente riceverne nella Santissima Eucaristia. Si nutrano e spesso di te, cibo dei forti e pane di vita eterna, e possono con risolutezza allontanarsi da qualsiasi iniquità. Amen. E vogliamo affidare a te, Gesù, tutte intenzioni di preghiere. Affidiamo a te tutti coloro che ricorrono alle nostre preghiere, coloro che si trovano a letto dell'ospedale, le famiglie che si trovano in difficoltà, tutti i sofferenti, affidiamo a te, Gesù. E anche tu che prega con noi in questo momento, può fare la tua intenzione di preghiere attraverso il numero 075 81 36 35, e affidiamo a te, Gesù, le intenzioni di preghiera di Sasha dalla Francia, che chiede per il suo nipote Edgar, Rita Castellieri, che chiede per Maruska, Tatiana, Coelle, Aina, Nicky, Maddalena, Marco, Fabiola, Giulia, Matteo, Aston e Jonan. Concetta da Salerni chiede preghiera per la sua famiglia e per la pace nel mondo. Preghiera per Monica, Giovanna, chiede preghiera per le sue figlie. Anna Rita da Nocera Umbra chiede preghiera per suo figlio Claudio, per Michela e Fabio. Adele chiede preghiera per intercessione del Beato Carlo Acutz, per la sua salute fisica e mentale. Mari chiede preghiera per Elena. Paola da Cervettere chiede preghiera
per una sua amica, Adele da Roma, chiede preghiera per la guarigione fisica di Nicola. Maria Lucia da Lecce chiede per la sua figlia Aurora. Vittoria da Trapani chiede preghiera per la sua salute e per la sua famiglia. Daniele da Vimercate chiede preghiera per le sue intenzioni. Domenica da Reggio Calabria chiede preghiera per Giovanni. Luciana da Teramo chiede preghiera per Grazie, per la guarigione di Rita. Chiede preghiera per Monica, per Maria. Cinzia da Firenze chiede preghiera per la sua guarigione. Graziella chiede preghiera per la pace nella famiglia di Emiliano e di Maria Antonietta. Maria da Manopello chiede preghiera per Luciano. Lilli chiede preghiera per la conversione di Beatrice ed Anna. Elsa chiede preghiera per Luciano. Preghiera per Marta. Rita da Polonio chiede preghiera per la pace nel mondo. Elisabetta da Roma chiede preghiera per le sue intenzioni. Emanuela chiede preghiera per la sua madre Raffaella. Daniela da Arezzo chiede preghiera per la sua salute. Vanna chiede preghiera per la intercessione del Beato Carlo Acutis, per lei e per Marco. Anna Rita chiede preghiera per Elena. Preghiera per Maria di Luca. Preghiera per Veronica, Marcello e Nadia. Preghiera per Angelica e Paolo da Empoli. Carmelo chiede preghiera per la sua mamma Rosalba e per tutta la sua famiglia e la pace nel mondo. Valeria chiede preghiera per i suoi figli Giulia e Salvatore e per la salute del suo nonno. Ines di Pavia chiede preghiera per la pace nel mondo.
per la sua figlia, suo fratello, Maria, Maximiliano, Luana. Maria da Roma, chiedi preghiera per la sua famiglia e per la sua guarigione, per il suo nipote Giuseppe, Gerarda e Mario. Maria da Todi, chiede preghiera per la sua salute fisica e spirituale. Anna da Vincenza, chiede preghiera per suo figlio Daniele, sua figlia Donata e i suoi nipoti Tommaso, Gabriele, Maria Chiara. Anna chiede preghiera per la sua famiglia. Pace bene? Pace bene. Sì? Devo avere una preghiera per la mia guarigione attraverso il Beato Carlo Acutis. Allora, chiediamo al Signore la sua guarigione per l'intercessione del Beato Carlo Acutis Sì, sono e Giuseppina da Napoli. preghiamo un'Ave Maria chiedendo la sua intercessione, lui che era tanto innamorato della Vergine Maria. Ave Maria, piena di Ave Maria, piena grazia, di grazie, il Signore è Signore con te. è con te. Tu Tu sei sei benedetta benedetta fra fra le le donne donne e e benedetto è il benedetto frutto del tuo il frutto seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre di Madre Dio, prega per di Dio, prega noi per noi peccatori, peccatori, adesso e adesso nell'ora e della nell'ora nostra della nostra morte. morte. Amen. Amen. Dio la Grazie. benedica, una santa giornata. Grazie. Grazie anche Grazie. Rosa Romano, chiedi per Riccardo. Letizia, chiede per la sua figlia Annalisa. Cinzia da Pisa, chiede preghiera per il suo figlio. Sandra da Roma, chiede preghiera per intercessione del Beato Carlo Acutis, per la pace nel mondo e per la sua famiglia. Andrea da Albano Laziale, chiede preghiera per la sua famiglia. Dina, chiede preghiera per la sua famiglia. Maria, Cristina di Lecce, chiede preghiera per Isabella e Sebastian. Mario e Lucia da Napoli, chiede preghiera per la sua famiglia. Grazia da Parma, chiede preghiera per la sua salute. Maria Loretta da Chieti, chiede preghiere per la sua salute e per il lavoro dei suoi figli, Emanuela, Daniele, Isabella e i loro compagni, per la sua nipote Maria Camilla. Pace bene? Anche bene. Sì? Vorrei fare una preghiera per mio figlio Luigi. Ora affidiamo al Signore
che... Affinché Gesù porti all'Eterno suo Padre la mia supplica. Uh-huh. E nel suo nome, così nel suo nome mi conceda ogni cosa. Nulla è impossibile a Dio. Sì, è vero, nulla è impossibile al Signore. È il Dio dell'impossibile. Grazie. E affidiamo a Lui questa sua intenzione di preghiere, chiedendo la intercessione della Beata Vergine Maria. Grazie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio la benedica. Noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Una buona giornata. Pace bene. Pace bene. Lucia da Napoli chiede preghiera per Antonio e chiede la guarigione e la conversione dei giovani. Signore Gesù, ricevi questa intenzione di preghiere che affidiamo a te davanti alla tua presenza eucaristica. Tu che è il Dio dell'impossibile, possa fare l'impossibile nella vita di queste persone. Visita tutti coloro che sono a letto dell'ospedale. Pace e bene. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io telefono da Prato. Vorrei una preghiera sotto l'intercessione di Carla Cutis, santo, per il ragazzo. Sì. Per la mia famiglia, soprattutto per Michela e la Bianca, la bambina, e Letizia, con le sue bambine, Anita e Adele. Ok, e affidiamo al Signore le sue intenzioni, la sua famiglia, queste persone che lei ha detto il nome, per le intercessioni del Beato Carlo Acuzzi. Sì. Affidiamo al Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buona giornata, il Signore la benedica. Grazie. Prego. Arrivederci. Maria Vittoria da Roma chiede preghiera per la sua nipote Chiara. Meluccia chiede preghiera per Francesco. Maria da Ragusa chiede preghiera per suo marito, per l'intenzione di Gianluca. Michela da Roma chiede preghiera per intercessione del Beato Carlo Acuzzi, per la sua famiglia, per la sua guarigione fisica. Maria da Taranto chiede preghiera per suoi figli Antonio e Stella. Fiorella da Milano chiede preghiera per il suo nipote Tommaso. Maria Franca da Siracusa chiede preghiera per la
liberazione per il suo lavoro. Angela Maria da Ostia, che è di preghiera per Margherita. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Può parlare? Sì, senta, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Pellegrini Fabrizio. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno. Chiamo da Prato. Sì, volevo fare una preghiera a Gesù per la liberazione della mia moglie di Monica. E poi volevo dire anche una cosa, che quando io sono davanti a Gesù Eucaristia, lui mi fa vedere cose straordinarie e bellissime. Auguro a tutti di vedere quello che Gesù mi fa vedere a me. Ok. Allora Fabrizio, affidiamo la sua sposa a Gesù Eucaristia, non chiedendo la sua liberazione, per intercessione della Vergine Maria. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. Pace e bene, Dio la benedica. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Anche a voi. Grazie, pace bene. Pace bene, pace bene. Grazie. Serafina, che è di preghiera per Debora e Cinzia. Eleonora da Berna Reggio, che è di preghiere per Angela, Pietro, Antonio, per i suoi nipoti Riccardo, Marco, Stefano, Edoardo, Eleonora. Maria da Milano, che è di preghiere per il suo fratello Angelo. Rita da Todi, che è di preghiera per la sua famiglia. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Può parlare? Pronto? Pronto. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sorella. Sì. Vorrei una preghiera per una mia nipote. Pronto? Pronto, la sento, la sto ascoltando. Ah, mi sente? Va sì, bene, sì. Pronto, buongiorno. Sì, ha chiesto preghiera per la sua nipote. Sorella, sì, vorrei una preghiera. Sì, per la sua nipote. Per la mia nipote che ha bisogno di un aiuto del Signore. Ok. Sì. Sì. Allora, preghiamo per lei. Sì, per la mia nipote. Sì, non so, per tutta la famiglia, perché che siamo per la Madonna, il Signore, tutti. Ho capito. Voi che ci dà questa possibilità. Comunque in questo momento abbiamo bisogno di questa ragazza che deve essere aiutata. Allora affidiamo la sua nipote nelle mani del bravo, Signore. Bravo. Bene? Una preghiera brava. Sì. Perché ha avuto un po'. Allora, il Signore l'ha aiutata. Preghiamo insieme. Siamo a Milano e non troviamo dove si deve andare a dormire. Allora preghiamo insieme un'Ave Maria per la sua Nunzia, nipote. Per Nunzia. Preghiamo per sì. Nunzia. Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa giornata, Dio la benedica. E anche a voi. Grazie. Preghiamo tanto per Carla Cutì. Sì. Grazie, buona giornata. Altrettanto. Grazie, arrivederci, sorella. Federica, chiedi preghiera per il ritorno a casa di Antonello, chiede per la sua famiglia. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per questo momento davanti a te, per le grazie che tu concedi, per la tua misericordia, per il tuo amore infinito per ciascuno di noi. Lodato e ringraziato il tuo santo nome. Filomena, chiede preghiera per la sua famiglia e per Maria Rosa. Va il Signore Gesù visitando ogni famiglia che si trova in difficoltà, ogni persona che si trovano malate, sofferente, che non hanno pace nel cuore. Chiediamo la guarigione fisica e spirituale di questi tuoi figli, Signore, e che loro sappiano aspettare in te la tua ora, Signore Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Volevo fare una prima intercessione, adesso che c'è il Santissimo sposo. Mm. Preghiamo al Signore. Pronto? Sente? Sì, sì, sto ascoltando. Sì, ecco, volevo fare una prima intercessione per mia figlia, per la conversione di mia figlia. Sì. E del suo compagno, mm-hmm, e del suo lavoro. Allora, e mio fratello. Matteo, sì, per la famiglia di mia sorella Maria, per la loro conversione, e l'ultimo è per l'intenzione di Carlo Cudis, che il Signore manda nei nostri gruppi di preghiera apostoli della misericordia tanti giovani, perché ne abbiamo tanto bisogno. Sì. Allora affidiamo al Signore queste intenzioni di preghiera, chiediamo anche la conversione della sua figlia, del suo compagno, che loro possano sperimentare l'amore di Gesù, possano sperimentare l'amore di Gesù che cura, sana, che riempie il cuore, che loro possano fare veramente un'esperienza di Gesù, non soltanto sapere chi è Gesù, ma fare realmente un'esperienza del suo amore. Chiediamo tutto questo per l'intercessione della Beata Vergine Maria. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore la benedica. Buona giornata. Altrettanto. E affidiamo a te, Signore. Grazie, Gesù, perché ci sei, grazie perché non ci abbandoni, perché non guarda le nostre limitazioni, i nostri peccati, ma ci ama con amore incomparabile. Grazie, Signore Gesù, perché
ci sei fatto piccolo in questo pane, per stare con noi. E dopo ogni comunione facciamo questa esperienza di essere i tuoi tabernacoli e che possiamo portarci, Signore, a tanti coloro che ancora non ti conoscono, che non hanno fatto esperienza del tuo amore, in speciale quelli più vicini da noi, i nostri figli, i nostri cugini, nipoti, coloro che abitano con noi, che ci possiamo portare nelle nostre famiglie. Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del Tempio, irradi di luce il mattino e accendi di fuoco il meriggio. Tu placa le triste contese, estingue la fiamma dell'ira, infondi vigore alle membra, ai cuori concede la pace. Sia lodato Gesù Cristo. Pronto? Pronto? Sì. Sono Ila, la parlo da nome del Padre di Bello del Santo della Madonna Salute, Modena. Sono Mar e mi unisco all'intenzione della Madonna Verità della Pace per la fine del mondo. Nel tempo del tuo madre di Bea e Sere della Lin, chiedo umilmente che il Santissimo Sacramento della versione della famiglia, ma in partire mi Andrea è un insieme e tossici sono già anni che questa professione è una cosa che ho bisogno di aiuto, allora, misericordio, è una vocazione, sua missione, è nella conversione del cuore per servire il cuore come lui la chiama. E sono allora che prega e che supplica. Affidiamo. È un ragazzo che non ha ancora vissuto probabilmente l'amore di se il Signore venire nella sua, lo conosca, amore, lo ringrazio e continua a onorare da occhio con la vita nei sacramenti. Allora, preghiera, come vuole l'onna, affidiamo. Pregare per la pace. E per lui nei cuori di nessuno d'essere che è l'unico amatore del mondo. E poi qua, allora affidiamo tutte queste sue intenzioni che lei ha espresso a grazie. Gesù Eucaristia, va bene? Grazie. E grazie. Preghiamo un'Ave Maria insieme. Ave Maria, piena di grazie, grazie. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio la benedica. Dio vi benedica e ringrazio tutti l'abbraccio. Un abbraccio. Amen. Sia gloria al Padre e al Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e trino Signore, sia lode nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ad ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ad ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gesù, miti umili di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo.